La storia dei Mancini dell'Inter è una grande storia e in un certo senso le analogie tra Mario Corso e Alvaro Recoba ricorrono. Un solo piede, ma di Dio, per entrambi, il sinistro. Entrambi vincenti, entrambi adorati dalla famiglia Moratti, Recoba da Massimo e Corso dal padre Angelo. Entrambi micidiali sui calci piazzati. Corso in particolare passa alla storia per un gesto che con lui assume un'identità precisa: la punizione a foglia morta. È un calcio con l'interno del piede e bisogna avere la sensibilità di sorpassare la barriera e poi che la palla si ferma prima della traversa. Decidevo in base anche alla posizione del fallo, se era, il fallo era sulla la mia destra, col piede sinistro era molto facilitato. Poi facevo qualche gol anche dall'altra parte, però dalla parte destra avevo più chance. L'esecuzione è rapida, la palla parte tesa, a giro, e poi, prima di arrivare alla meta, subisce come una devitalizzazione, come se un vampiro ne succhiasse la linfa vitale, e muore. Il cimitero delle foglie morte di Mariolino Corso è la rete della porta avversaria, dove si imbrigliano, portate dalla classe del fantasista nerazzurro, con una puntualità che va oltre le statistiche. . 1971, 7 marzo, stadio San Siro di Milano, derby della Madonnina numero 108. L'Inter è a caccia del suo 11° scudetto, ma è dietro, 7 punti di ritardo sul Milan. Non può perdere punti preziosi. È il 12° quando i nerazzurri si apprestano a battere un calcio di punizione dal limite. Sulla palla, Corso e Boninsegna. Parte Mariolino Corso. Madrid porta bene all'Inter. Lo ha fatto il 22 maggio 2010. Lo fece il 26 settembre 1964. A Santiago Bernabéu si affrontano Inter e Independiente. La sfida è infinita. I nerazzurri perdono ad Avellaneda e vincono a San Siro. È spareggio. Pubblico spagnolo, secondo lei, da che parte starà? Io penso che starà per la squadra che gioca meglio. Noi abbiamo un grosso prestigio in Spagna, anche perché abbiamo battuto il Real Madrid a Vienna, anche perché alleno io l'Inter, perché c'è Suárez e perché c'è anche Peiro. Corso, lei al ritorno dall'Argentina ci disse che l'Inter poteva ritenersi campione del mondo. Adesso è più che mai di questo avviso, immagino. È senz'altro. Ho dato che la squadra in Argentina aveva giocato bene, forse meglio di qua, e per una sfortuna non abbiamo pareggiato.
qui abbiamo giocato bene il primo tempo, il secondo tempo siamo un po' risparmiati, ma penso che a Madrid sia più facile che a Sensio. La partita ieri sera dal punto di vista spettacolare non è stata granché? Beh, non direi, il primo tempo si è visto del bel gioco, il secondo tempo abbiamo cercato un po' di difendersi e siamo riusciti bene. Vi favorirà secondo lei il fatto di giocare in Spagna? Io penso di sì, perché che ci favorisce senz'altro il campo, a noi basta che sia un campo bello, poi gli avversari non ci interessa. A Madrid la situazione non si sblocca, i giocatori sono stremati dal terzo confronto in due settimane e dalle ore di aereo accumulate. È il 110° minuto, quando Peiró aggancia un pallone difficile e serve in mezzo Mariolino Corso, dimenticato dalla difesa argentina. Corso stoppa di petto e batte di sinistro. Dopo quasi 300 minuti complessivi di sfida, l'Inter conquista la sua prima Coppa Intercontinentale. I nerazzurri salgono sul tetto del mondo e si apprestano a diventare la squadra da battere negli anni immediatamente successivi. In Francia, in Norvegia, in Danimarca, in Spagna, a Barcellona e a Madrid, la sede del grande Real Madrid, noi abbiamo un Interclub, in Svizzera, e le dirò di più che la cosa che ci ha entusiasmato sono state le due nuove formazioni di Interclub, una di Mosca e una di Hollywood. È per questo che noi pensiamo in questo momento di avere scalzato la Juventus nell'animo dei tifosi, e che i tifosi sono in maggior parte tifosi dell'Inter.